Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui in diretta per una nuova attesissima puntata di The Drummer's Corner, questo format che ormai è entrato nei cuori dei appassionati batteristi italiani e non solo batteristi e non solo italiani. Oggi una puntata che direi storica, perché abbiamo qua la storia della batteria, l'abbiamo inseguito da tantissimo tempo, è stato già nostro ospite qui un po' di tempo fa a un seminario che facemmo anche con altri amici batteristi. E, diciamo, che dire, non mi voglio dilungare troppo sulla sua storia, sennò soltanto la premessa potrebbe durare fino a domani, logicamente. Oggi parleremo di tantissime cose, avremo delle sorprese e quindi direi di presentare subito il nostro grande ospite, Ella De Bandini, qui nella sua... Ciao a Eccolo tutti, qua. Grazie. È vero, fatti toccare, è vero. È tanta roba da toccare qua, guarda. È un'abbondanza, diciamo, di arte, di musica, di batteria, di tutto. E di lasagne anche. Sì, e di lasagne, esatto. Vabbè, già ci stai facendo venire fame, aspettiamo che passi. Allora, in questa galoppata che faremo, diciamo, nella storia, toccando soltanto parti della storia di Ellade, parleremo di tante cose, di quello che è la sua vita. Logicamente tutti quanti voi conoscete chi è, che cosa ha fatto, però speriamo di tirare fuori qualcosa così, qualche chicca. È vero o no? Perché no? Da dove vieni? So che siete stati a fare questa cosa molto bella. Sì, siamo stati a Fellito, mi pare che si chiama. Fellito, sì, Fellito, un ridente borgo. In un posto meraviglioso, diciamo che... È dispiaciuto molto a noi venire via da questo posto, perché c'erano laghetti, e poi si mangiava purtroppo anche lì molto bene e nessuno di noi si è tirato indietro. E poi è stato questo evento che era Felix Drummer Festival, la seconda edizione, organizzato da un amico, che poi dopo ne parleremo. Di certo, sicuramente. Qui, sicuramente. Che, con tutti questi ragazzini che al pomeriggio ci hanno fatto... diventare matti, perché questi qui veramente, quando si sono seduti a queste piccole batterie, hanno cominciato a suonare per due ore, non smettevano più, ma alla fine della serata vederli, la soddisfazione che loro suonavano e si sentivano già protagonisti, che bello, è stato dai. Molto bello. Avere Ella di qui significa anche che tu lo chiami, lo senti, dici Ella, ma che batteria dobbiamo mettere, come deve essere lo strumento, che piatti, qual è? Lui dice, ma metti là una cosa, tranquillo, vai, perché, ecco. O no, come tutti i grandi. No, beh, ci mancherebbe, no. Potevamo mettere anche delle pentole, però. Io posso dire una cosa, che io mi ritengo un batterista da turismo e non da competizione, quindi è molto facile così ad essere, diciamo... Gran turismo, direi. Da allora. Gran turismo, sì, mi piace la vita tranquilla. Adesso dico una cosa che non vorrei che fosse intesa nel modo sbagliato, perché è facile, uno dice la cosa più importante che preferisco, al secondo posto c'è la musica, ma non pensiamo a quella cosa che tutti penseremo. Esatto. Che, no, al primo posto ci sono solamente le persone, sia come persone che ascoltano musica e persone con le quali devi lavorare, insomma, devi divertirti. Certo. È difficile stare in tournée con 200... Inoltre stava anche 300 giorni all'anno con un musicista bravissimo, ma che alla fine dopo due giorni già dovevi prendere dei tranquillanti, perché è difficile da quotidianità. Certo. Quindi questo, io voglio la vita facile, scusatemi ragazzi. Bravo, vuoi la vita facile, ma la rendi anche facile, giustamente. La rendo facile perché se una cosa non la so fare, dico fatela fare un altro, non vedo perché... Però è anche la tua storia, nel senso che tu racconti, diciamo, appunto, che mentre altri casomai logicamente sono formati o studi pazzeschi, strumenti incredibili, ricerche, così tu hai avuto una partenza che è quella proprio della strada, che dalle parti tue, quindi Ferrara in Emilia, sì. Significava suonare dove? Nelle balere? Nelle balere, soprattutto, diciamo... Bisogna capire che la sala da ballo di allora non erano le orchestre di liscio. I brani di liscio erano due o tre alla sera, un valzer lento, un valzer veloce, normale, romagnolo, e qualche valzer vienese, uno, e poi un tango. Il resto erano tutte hit del momento, che erano hit inglesi, americane e italiane. Sai, quando c'era Rita Pavone, aveva dei brani che tutti ballavano, il ballo del mattone, e la partita del pallone, eccetera, eccetera. Però la cosa che ho tenuto fin da allora, molto, molto...
solida come idea è che io non ho mai avuto una batteria in casa per studiare. Io ho sempre avuto solo le bacchette, perché io credo che sia molto, molto... avere una batteria sempre a disposizione è come quando una fidanzata diventa una moglie. È veramente diventa una cosa che è impegnativa tutti i giorni, è un'abitudine. Io preferisco veramente incontrare lo strumento quando vado a suonare, è come rincontrare una vecchia passione che non vedo l'ora di passare alcune ore con lei. È bello, però diciamo anche la verità che forse sei stato più tempo fuori casa che a casa. Sì, quindi... è per questo sono stato fuori casa, perché non mi sono mai sposato, questa è la realtà, nonostante mi piacciono tantissimo le donne, ci mancherebbe. Però dico, avere la batteria a casa forse era anche inutile, perché stai sempre in tour, sempre a suonare, sempre in giro per il mondo, quindi voglio dire, alla fine... Hai fatto che io giro sempre da solo. Hai mai fatto il conto di quanti giorni hai passato fuori casa in vita tua personale? No, faccio il conto in banca, non è mai arrivato a quel punto che desideravo all'inizio, capito? No, questa quando lo fai per passione si guadagna veramente poco. Bisogna avere il coraggio ogni tanto per suonare fino... Io ho 77 anni, non è che ho 50 anni. E per arrivare a questa età bisogna abituarsi a dire spesso di no. Non bisogna dire sempre sì, perché suonare. Bisogna stare molto attenti alle collaborazioni. Certo. E poi ho la fortuna che io ho iniziato in un periodo dove tutto è stato facile. Non serviva studiare rudimenti pazzeschi, cioè... Ci voleva qualcuno che incidesse, registrasse, oltretutto quando ho iniziato a fare dischi, dei brani che erano molto semplici. C'erano brani più complicati, ma ci sono anche dei brani che poi vanno in classifica, tipo Rumori di Raffaella Carrà. Cioè non è che ci vuole uno che ha fatto 10 anni di studio per fare Rumori di Raffaella Carrà o Canzoni stonate di Gianni Morandi, ma c'è qualcuno che li incide, capito, questo brano qui. Io non vedo perché devono incidere quelli che magari sono agli inizi solamente. Un professionista deve far vedere, che deve far sentire la differenza che c'è. E quindi là ci avevi una scuola pazzesca, era questa Barera, dove appunto oltre quelle 3-4 cose poi ti capitava di suonare di tutto, perché logicamente, e quindi la preparazione ti veniva da sola, diciamo, la preparazione, sì, di suonare un po' di tutto. E quindi a un certo punto che è successo? La cosa importante è che quello che succedeva in sala da ballo allora mi ha aiutato a capire come ci si doveva comportare in sala di registrazione. Perché quando il pubblico non balla, qualcosa non funziona. Quando uno guarda, incide un disco e guarda in regia e non vede il solito sorriso che ti fanno quando le cose funzionano, bisogna subito fermarsi e dire: scusate, c'è qualcosa che non va, cosa cambiamo? E questo in sala da ballo, quando la gente non balla, ti fermi immediatamente e cambi brano. Fantastico, quelle sono le cose, sono i segreti di quelli che poi i dischi ne hanno fatti a migliaia come te, come ad esempio Lele che è stato qua. E io racconto sempre a quelli che vengono, diciamo, che c'era Lele che suonava qua dei brani in cuffia, quindi il brano non si sentiva, tu lo vedevi suonare e vedevi uno che suonava delle cose normali, poi andavi a sentire il brano con la batteria e dicevi: cazzo, eccolo là che cosa significa suonare, no? Nella musica e far funzionare le cose. La batteria è uno strumento. Io amo suonare la batteria come gregario, cioè gregario è quello che fa vincere la squadra, cioè una buona squadra, anche nel giro d'Italia, se non ci sono dei buoni gregari il protagonista non vince, certo. Quindi i gregari sono quelli che sono importantissimi dietro ad un artista importante davanti, e spesso il merito è quasi sempre dei gregari, perché ci sono dei musicisti in Italia strepitosi. Quello che manca in Italia sono i frontline, secondo me sono proprio i personaggi che hanno pure di mettere in discussione le cose che vorrebbero fare, adattandosi invece alle cose che vanno di moda. Certo. Sei d'accordo? Senti, io sono d'accordissimo. Meno male, mio batterista preferito è Steve Gadd. Se ci fa denuncia ce le dividiamo in due. Il mio batterista preferito da sempre è Steve Gadd, che praticamente sembra che non fa niente. È la sfiga è il fatto che io quando sentì Steve Gadd per la prima volta avevo già in testa quel suono, dico. Mannaggia, che è già arrivato lui. Però... E qua non è per sviluppare. Molti ti hanno definito lo Steve Gadd italiano. No, ci mancherebbe. Guarda, però è così. Quello che voglio dire è che io sono molto... napoletano, non è una ruffianata, vi dico il perché i batteristi che mi hanno influenzato sono stati i primi batteristi napoletani,
qui c'era un grandissimo maestro che era Scotti, il maestro Scotti. Mio maestro. Anche tuo? Certo. Poi ci sono, ha fatto dei grandi insegnanti dopo. Io conosco bene Ricchi, il cognome mi pare che sia Coiato, mi pare, perché cioè, si chiama Coiato di cognome Ricchi? Ricchi Quagliato. Quagliato, scusate perché io, i cognomi faccio fatica. E quello, Matrice, quando ho visto un concerto di James Senese, dico, madonna mia, ma chi cazzo James Senese, c'è Freddie Murphy che sta là che ti è venuto a sentire. È Freddie che dicevo io. È Freddie, perché ho detto Ricchi? Vabbè, Ricchi perché forse, ma lasciamo vedere. No, per, scusate, no, 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 ma... no, no, perché prima mi ha chiamato Ricchi Portera, scusate, ho fatto un po' di confusione. E poi ci sono stati tanti dopo, ma prima di questi famosi tipo Gennaro Barba, certo. Tullio D'Episcopo. Ciao Gennaro! Voi? Vedi? Ti ringrazio. Vabbè, senti, ma io direi una cosa, perché per noi qua dobbiamo parlare, però vogliamo anche sentirti, logicamente. Quindi sentire Elade significa quindi sentire come deve funzionare la batteria all'interno di una cosa, giusto? Beh, cioè, io farei una cosa di quelle che faccio spesso, sì. Perché non ho veramente il tempo, ve lo giuro, di preparare delle cose nuove, così. Sì. Quindi faccio le cose che gli altri magari non fanno. Qui tutti presentano dei progetti nuovi del futuro, io torno indietro di circa 30 anni, preferisco, non faccio sentire come si suona in sala di registrazione, la precisione, io faccio sentire come si suona senza click, seguendo una big band che suona un brano. Fantastico. E avere solo come riferimento Dai. Quello che suona. Posso andare? Vai. Grazie. Vediamo. Inizia questo provino che stiamo facendo a questo giovane batterista. Intanto logicamente salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, logicamente c'è il Gotha della batteria italiana che sta scrivendo per salutarti e tantissimi appassionati. Sentiamo questo primo pezzo e poi aspettiamo di nuovo qui Elade. Thank you.
Che roba! E vabbè, immagino il conto del ristorante stasera sarà salato, perché qua, qua di calorie se ne vanno molte. Ma magari, sai che non è vero? No, eh? Io più sono, più ingrasso. Sì, sì. Perché mi nutro bene di buona musica, quindi la buona musica ingrassa. Bravo, grande. Vabbè, questo ragazzino qua, vabbè, sentirli da vicino è sempre una grande emozione, perché gli strumenti, i piatti, insomma tutto suona in maniera diversa. Approfitto per ringraziare la Mogar italiana per il sostegno che ha dato a questo evento incredibile. Infatti abbiamo i piatti Zildjian là, fantastici. Eventualmente chi vorrà poi informazioni sugli strumenti potrà chiederci. C'è una bellissima batteria Star Classic Tama e c'è il mio rullante, cioè il rullante Steel Drum Napoli campione che questo tifoso della SPAL molto sportivamente ha voluto, o no? Ha gli stessi colori della SPAL, siamo biancazzurri anche noi, quindi per me è come se avessimo vinto veramente. Senti, eravamo rimasti alla balera e poi abbiamo appena toccato, diciamo, questa situazione dello studio. Volevo ricordare proprio la cosa dei batteristi, perché il primo batterista che veramente mi impressionò, a parte logicamente J.J. Di Giacomo, che credo che non debba mai essere dimenticato, certo. E poi c'erano alcuni batteristi in Rai nelle grandi orchestre, con Corny Kramer c'era un certo, non mi ricordo più, ma mi verrà in mente, ma qui quello che mi impressionava veramente era quello che il batterista di Senza Rette, Emilio Di Biasi si chiama. Emilio, madonna, che nome che hai fatto? Perché no, è stato uno dei più grandi batteristi. Era un mio carissimo amico. È stato uno dei più grandi batteristi che io abbia, l'ho visto veramente Emilio registrare in situazioni impossibili. Non aveva spie, non aveva, aveva la big band nel posto sbagliato, perché di solito con le big band si suona con la prima tromba qua, lui non ce l'aveva, quindi era tutta l'orchestra che seguiva lui. Era veramente un talento pazzesco, purtroppo è dovuto mancare molto. Non c'è giovane più. Emilio è stato uno dei primi clienti e amici che è entrato nel nostro negozio. Mi ha fatto un nome, mi ha fatto i miei propri brividi, guarda. Sono contento. Fantastico. No, vedendo la Yamaha 9000 blu, sì, ti ricordo perfettamente. Prima lui suonava con una Ludwig, ricordo, quando la Ludwig era la grande Ludwig. E poi dalla sala di registrazione, puoi parlare della sala? Sì, sì. A un certo punto te ne vai a Milano. Arrivo a Milano e questo qui è perché stato... a Milano bisogna andare, purtroppo. Cioè noi... Allora sì, oggi uno sta a casa sua e il disco lo fa a casa, perché certo, sappiamo tutti, tranne il sottoscritto, che non ha, ripeto, la batteria a casa tuttora. Però diciamo che si partiva dalle piccole sale da ballo di provincia per andare alle sale da ballo più importanti, più si migliorava nel tempo, per poi arrivare nella città più importante, sono di Ferrara, la più vicina era Bologna, dove tutti i concerti rock e jazz, che arrivano da Bologna. Però con un amico collega, uno dei più grandi contrabbassisti con il quale sono cresciuto, e lui aveva 15 anni e mezzo, io 17, il salto è stato da, si chiama Restavolassi, questo uno di voi lo conosce? Eh beh. Certo, ci mancherebbe. E siamo andati direttamente a Milano, ma perché suonavamo con una cantante, la prima attrazione con la quale abbiamo suonato, la prima grande cantante, purtroppo la gente la ricorda solamente per certi film che ha fatto, e questa si chiama tuttora Carmen Villani. Molti mi dicono, Carmen Villani, abbiamo perso molte diottrie per Carmen Villani, lo so, però cantava anche molto bene. Insomma, questa, i Calli. Vabbè. Certo, era anche molto bella, lo sappiamo bene. E poi da questo parte tutto, perché vai a fare una tournée vicino a Milano, succede che c'è bisogno di un batterista e di un bassista per fare un provino. Allora c'erano i provini, i famosi, i demo di oggi. Le demo di oggi si andava in uno studio dove, quando c'erano i festival di Sanremo, si presentavano questi provini che venivano fatti, non dico a centinaia, ma una decina al giorno. Da settembre in poi si lavorava solamente su Sanremo, e chiamavano i ragazzi giovani, proprio quelli all'inizio, per fare questi provini nella sala di registrazione con il cantante originale. Cioè il cantante poteva essere Adriano Celentano, poteva essere Wes Dorighesi, quelli di allora, dico. E capitò a me di andare in uno studio per caso e registrammo un brano che andò a Sanremo negli anni 70 e si chiama tuttora Io mi fermo qui. Non so se qualcuno che ha l'età se lo ricorda, ed era un brano di Donatello che
partecipò a Sanremo e andò ai primi posti in classifica. Logicamente la gente comincia a chiedersi: ma chi è che ha inciso questo? Ah, ecco, mi sono dato un particolare, che io avevo appena sentito un disco di un gruppo americano che si chiamava i Birds, che era un gruppo che faceva i pezzi anche Clapton. Di i Birds, esatto, dove c'era un brano velocissimo tipo quello e dove aveva avuto una piccola idea il batterista dei Birds. Questo brano era un brano proprio tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, era così dall'inizio alla fine, in un mondo che tac, tuc, tac, tuc, tac, poi c'era se io mi fermo, era sempre tuc, tac, tuc, tac. E io dico: ma mi sembra che sia troppo uguale tutto, perché non togliamo il secondo, cioè il secondo quarto, invece di fare tutti i levari, non togliamo il primo dei levari, cioè invece di fare tuc, tac, tuc, tac, togliamo tuc, 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 pac, tuc, che in Italia non si era mai sentito. E ora, quando il brano venne accettato, passammo, il compito fu dei professionisti veri, che erano pagati il doppio di noi, ma anche noi eravamo pagati, perché quando ci si sedeva sullo strumento, la prima cosa che facevano, ci versavano i contributi subito. All'età di 17 anni noi avevamo già i contributi per la nostra pensione, quindi questo qua era un altro mondo. Sei d'accordo, Gennaro? I contributi, è voglia. hai capito? E quindi questo qui è stato. E allora il batterista professionista, che era un batterista bravissimo, era talmente abituato a fare sempre tutti e due i levari, il secondo e il quarto quarto, che ogni tanto si sbagliava. Quindi hanno ripetuto per 6 o 7 volte il brano, perché loro non c'erano tagli per evitare. Fino a un certo punto hanno deciso di tenere il provino per la prima volta come disco. Quindi per la prima volta uscì un provino, una demo, come disco originale. Ora tutti si chiedono: ma chi è che ha inciso questa base qui? Il produttore di allora si chiamava Giancarlo Scussel della EMI, disse: sono i ragazzi del fiume. Tutta la gente dice: come i ragazzi del fiume? Allora sono della Louisiana, Mississippi, no, il fiume è il Po che abbiamo noi a 7 chilometri da Ferrara, quindi questo è stato. E da allora, quando si è sparsa la voce, hanno saputo di questi due ragazzini. Io non sapevo leggere la musica, per loro non ce n'era bisogno, ma a 22 anni avevamo già almeno 8 brani primi in classifica, i brani di Druppi, Soleado di Daniel Santa Cruz. Della batteria non c'era un granché da fare, però erano brani di classifica, Viaggio d'un poeta dei Dick Dick, e da lì tutto è partito. Quindi le cose iniziavano a funzionare con la tua batteria dentro, diciamo, e col basso. Sì, perché allora c'erano dei professionisti che arrivavano con il giornale, e fin quando non arrivava il direttore a staccare il tempo, allora qualcuno aveva in mano il Corriere della Sera, qualcuno aveva in mano l'Unità, tutti così, poi: siete pronti? Sì, ok. E partivano così. Invece noi eravamo giovani, avevamo la passione, voglia di suonare, quindi davamo anche delle idee, e questo ha cambiato, secondo me, il mondo della discografia. Ma quindi tutti questi dischi che voi iniziavate a fare facevano anche un po' quello che sarebbe stato il modo di suonare anche la batteria questo tipo di dischi, no? Che alla fine si fa anche tendenza, voglio dire, senza... Certo, no, ma soprattutto i suoni, perché i suoni, se tu senti alcuni brani dove registravano alcuni batteristi originali del gruppo e poi andava la batteria Tullio o Andy Surdi, questi qui erano quelli di allora, così, la differenza la sentivi una botta che questi non avevano. E quindi e poi c'era questa abitudine di registrare uno che suona con un gruppo da anni solo quei pezzi, si trova in difficoltà a dover fare in breve tempo. Certo. E invece sai, Tullio andava in studio, alla prima andava bene, alla seconda la facevano così per vederlo suonare un'altra volta. Certo. Vabbè, quindi da là quanti milioni, miliardi di dischi? Perché ogni tanto voi ti fermavi per partire in tour, no? Io ho fatto dischi, diciamo che dicono oggi che ho fatto circa 1500 LP. Ma gli americani dicono: non contano gli LP, contano i brani. Quindi facciamo che ci sono 10 brani ogni LP, 15.000. Sono 15.000 registrazioni fatte in sala di incisione. Ma non sono l'unico, perché ormai questo qui è una cosa che si diceva in anni passati, ma ormai certo. L'L ci sarà arrivato, e gli Orivali sono arrivati, cioè Alfredo Volino, ragazzi, questi qui sono batteristi. Però quelle saranno 15.000 pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana, diciamo la verità. E poi all'epoca
non erano tanti quelli che suonavano, no? C'erano dei grandi cantanti, c'erano dei grandi arrangiatori. Si andava in studio delle volte quando c'era veramente da registrare con un'orchestra, c'era un arrangiatore, c'era un produttore, c'era quello che correggeva, c'era una battuta sbagliata, arrivava quello che il copista che faceva. Senti Elema, quando tu sei andato a Milano, diciamo, avevi un po' di paura, nel senso, quando è che si decide di fare questo salto, no? Perché cioè, poi significa partire via, andare. Io c'ho pure anche adesso, tre minuti che stiamo lì a menare, veramente la paura, dal momento che sparisce la paura, secondo me vorrei di smettere di suonare, perché è la mattina quando uno si sveglia, dire quello che si, cioè, voglio dire che essere dilettanti è una fortuna enorme, perché ti può cadere la bacchetta, puoi andare fuori tempo, ma nessuno se ne accorge. Ma se succede a qualcuno che si fa un piccolo nome, tutta Italia il giorno dopo sa. Certo. E quindi questo qui è una cosa che ci vuole anche molto coraggio a venire qua, ti assicuro che. Ma io lo so che sono nella fossa dei leoni, questo, no, ma sai, ormai ho 77 anni, non ne frega niente, questo è il fatto. cioè perché. Cioè, cosa posso fare di più? Vabbè, quindi insomma ti stoppo, perché sennò poi diciamo che poi a un certo punto inizi a viaggiare, i tour, diciamo, che ecco, si passa poi dagli studi ai palchi. Entra la crisi, entra, come dicono certi partiti, la crisi del brano. Quando succede che si registra troppo, si diventa ripetitivi. E i brani erano sempre uguali, i lanci diventano sempre quelli. Io credo di essere stato forse uno dei primi, per errore, ma può essere di no, che ho fatto quel famoso lato tum prum 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 tadanta in un disco dei Dick Dick. Dal momento che è uscito quel disco lì, ogni volta che facevo un disco, ma fai quel lancio che hai fatto là, fai quel lancio che hai fatto là, fai quella. E questo succede come con lei. Ti chiedono tattro, esatto, queste cose qui. Ti chiedono queste cose qui, e a un certo punto tu chiedi, lasciatemi 5 minuti, cerco di avere un'idea ritmica. No, ma fai quello che hai fatto prima, perché tanto entra la crisi e io ho fatto una scelta pazzesca. L'unico che andava in giro per il mondo allora era Albano, perché in Italia non aveva più successo, doveva ancora fare Felicità. E allora lui parte e dice, devo andare 3 mesi in Sud America, faccio 6 mesi all'anno in Spagna, andiamo in Nuova Caledonia, poi andiamo in Canada. Poi io dico, ma io vengo con te. Cioè, è stato il momento più bello, perché lì ho conosciuto veramente tanti musicisti. Uno va a New York con Albano, non è che alla fine stai con Albano, tu vai subito nei club a suonare con i musicisti del posto, e appena cominci, se non sei abituato, appena si parte, perché il jazz qua in Italia si fa in un modo, ma appena si faceva allora, là a un certo punto ti giravi e chiedevi dove siamo. Perché ti si perde, allora dietro l'amico diceva siamo a New York, questa qui era la risposta che dicevano. Senti Ella, ti faccio essere un'altra cosa, perché sennò io starei a sentirti per mesi, però facciamo un altro pezzo, dai, che cosa... Io, guarda, a me piace molto fare i pezzi che fanno anche gli altri, ci sono dei pezzi che le insegnano nelle scuole, e a me... Io penso che uno della mia età serve proprio questo qui come paragone, in modo che dice, ma questo pezzo l'ho fatto io perché è nel tal metodo, è nel tal... Dice, lo faccio meglio io, però possono dire, capito? Quindi è proprio per vedere come affronto io i brani, anche i più semplici. Questo qui è un brano che tutti avete avuto a casa, la Big Band di Vienna, immagino, chi suona la batteria, certo. È una delle cose... A me di quei brani lì non è che mi piacciono tutti, però c'è uno in particolare che mi piace perché c'è la melodia. Se non c'è la melodia manca tutto. È meglio che non ci sia la batteria piuttosto, se ci sono solamente esercizi. La melodia è importante. Quindi, e poi notate una cosa, per salvarsi dall'Alzheimer è importante non leggere. Poi abbiamo imparato la memoria, le pezzi, questo è il discorso. Perché quando uno sale su un palco, La gente paga un biglietto, bene o male non potete fare come fanno i politici che si fanno correggere così, è facile. È meglio un errore sincero, uno sbaglio, ma onesto, che fare una cosa fredda alla perfezione, perché la sicurezza ti toglie la cosa più importante, che è proprio il calore, la paura, la tensione, che è quello che ci vuole. Io faccio un brano che non so neanche il titolo, però mi piace molto. Chi se ne frega, vero? Posso allora, andare? Vai. No, io logicamente
Come dico sempre, non possiamo salutare tutti gli amici che ci scrivono, che ci seguono. Voglio soltanto salutare Beppe Basile, perché non lo saluto un sacco di tempo. Salutiamo Beppe, che è stato protagonista di uno splendido episodio che, per chi non l'ha visto, vi consiglio di andare a vedere. Tutti gli episodi nostri poi sono visibili dopo un po' sul nostro canale YouTube e quindi poi anche questo sarà lì. Thank you.
Bene, bene. Sta roba della big band è quasi erotica, è proprio una cosa che poi manca a moltissimi batteristi, purtroppo per l'impossibilità di suonare ormai in queste situazioni, no? I batteristi musicisti oggi sono molto meglio di come eravamo una volta, e che purtroppo certe cose non sanno neanche che esistono. L'altra sera io ho fatto 10 giorni a Umbria Jazz, suonavo con Massimo Morriconi e Nico Gori, 2 concerti al giorno, e c'era lo stesso gruppo, che sì, ragazzi che possono ascoltare rap, trap, oppure addirittura i Maneskin, queste cose, che guardavano questo gruppo della Louisiana, dove c'erano 4 cantanti di colore che sembravano i Temptation, e dicevano: ma che bella che è questa roba qui, dico, ma che cos'è? E avevano lo stesso entusiasmo di quando vedi un concerto di questi, che vanno di moda oggi, insomma. Certo. E non lo sanno. Probabilmente, casomai, ora spesso si scaricano queste basi di roba gospel, eccetera, eccetera. Qualche bel metodo per studiare sulla big band sarebbe bello, no? Perché poi esistono molti minus one che si possono trovare. Ce ne sono, però... È una cosa bella, no? Anche proprio i minus one che si trovano. Minus one, certo. E suonare con le big band, perché sentirti qua con la big band... Non so, però diciamo che la cosa importante è conoscere il brano, non ascoltare la batteria. Se uno ascolta un brano di prima, Love for Sale è l'arrangiamento di batterista, ma se uno lo siete fatto da batterista, che lo va a suonare quel brano? Non bisogna ascoltarlo proprio, perché ognuno deve suonare col proprio stile, con quello che a lui sembra vada bene. E sinceramente io non ascolto il batterista, io so che il brano fa... Cioè io conosco il brano a memoria dall'inizio alla fine, come mi ricordo tutti i brani che facevo in sala da ballo e tutte le tournée che ho fatto con Fabrizio De André, Paolo Conte e questi qua. Io mi ricordo tutti i repertori. Senti, a proposito, fermo subito, perché Fabrizio De André, tu facevi delle cose che un po' hanno fatto la storia e che hanno fatto anche l'evoluzione della batteria. Sarebbe bello sentire, senza basi, giusto un paio di queste tue invenzioni, se no, non sono mie. E questo qui è un altro discorso interessante, perché io non tolgo niente a nessuno. I dischi prima li facevo con dei batteristi pazzeschi, Lele Melotti uno di questi, Walter Calloni un altro. Come si fa a togliere la loro creatività e impossessarsene? È di una disonestà quasi politica, non mi sembra che sia giusto questa qui. Sono cose che io... Un disco è un disco, un artista che fa dei tour ha bisogno di sotto qualcosa di preciso. Se è Fabrizio, la ritmica era fatta in quel modo, ma anche io ho fatto la prima tournée di Edoardo Bennato, quel Sono Solo Canzonette, c'ero io qui a San Paolo, perché ero l'unico, diciamo, nordista in mezzo a questi simpaticoni che erano tutti, ci hanno divertito, eravamo in due, c'era Enzo Avitabile, Gino Avitabile, c'erano tutti dei personaggi pazzeschi. Io ho solamente sistemato le ritmiche che loro hanno fatto in un disco, cercando di renderle sempre uguali tutta la sera. E questa qui è la cosa più difficile, perché per noi batteristi rifare sempre le stesse cose è veramente come metterci delle manette. Però vado là, io parlo anche forte, non preoccupatevi, sentirete tutto. Se lo può portare il microfono, Frankie, secondo te? No, forse... Vogliamo vedere un attimo, Vale, voglio vedere un attimo, un momento. C'è del filo qua. Allora, a posto. Così c'è un brano che questa qui è una creazione di Walter Calloni. Walter Calloni, il brano lo fanno più veloce, però... La cuffia non serve, dai. Però diciamo che... C'era bisogno di questa sicurezza, perché quando si è in 12 sul palco non si può improvvisare come se fosse un disco jazz. Fabrizio diceva: la gente paga gli stessi soldi da Siracusa a Aosta. Il concerto deve essere uguale da Siracusa a Aosta, non che una sera ci prendiamo e una sera no. In questo caso la ritmica, che è una delle più importanti che ha fatto Calloni, è stato Cresa de Ma. È una bellissima ritmica che gira, che si conclude in due misure, e ha bisogno di una certa sonorità, insomma, di... L'abbiamo addirittura, eccole qui. L'abbiamo anche un po' rallentato, perché anche Fabrizio faceva fatica a cantarlo veloce come nel disco.
è come io ho sempre suonato con... E poi ci sono brani che quando si incidono spesso si fanno delle sovrapposizioni di Charleston, che è davvero, però ci sono delle ritmiche tipo Jamina di sempre di Fabrizio, che quando la ritmica fa così... Che bella, è facile, questa qui me la risolvo, tanto avanti così 4 minuti, e dice sì, ma il Charleston dov'è? Perché il Charleston sovrinciso fa così. Questo qui. C'è uno sticking, una divisione che bisogna fare in modo di evitare di suonare la destra sul Charleston. Io l'ho risolto in questo modo. Dopo un po' che la stai suonando, dici, ah, come sono forte, guarda qui, con la sinistra faccio così, col piede mi faccio ogni, e con la destra, pum, 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 quando ci pensi stai tranquillo che ti blocchi. A me è successo di fermarmi a metà pezzo perché ho pensato a quello che stavo facendo, eravamo all'inizio, cosa ho fatto? Ho preso le bacchette, ho buttato una per terra, ho le mani sudate, Fabrizio, scusa, per succedere queste cose, quindi, oppure c'è una delle altre più, cioè, il bello della canzone d'autore è che non siamo in competizione con i groove. Tipo. Possiamo inventarci quello che vogliamo, perché se uno deve fare i dischi della canzone d'autore deve leggere prima il testo e poi dopo deve suonarlo quel testo lì, perché non puoi parlare di una cosa e suonare un'altra cosa. E poi si inventano delle situazioni, e poi con questo concludo, ne faccio due, no, ne basta una, che il tempo potrebbe essere così. E poi lo si cambia, dovrebbe essere. Però così sembra un pezzo di Rosso Ramazzotti anche volendo. Beh, diciamo, sono le cose che fa un batterista, giustamente, come hai detto, quando deve far funzionare la musica, quindi esattamente quello che hai detto prima, no? Perché all'interno della canzone d'autore tu puoi fare delle cose per far funzionare la musica senza, sì, diciamo, cercare la prestazione, logicamente. La sala da ballo mi ha usato molto, perché facendo gli swing con le spazzole, facendo delle cose approssimative, così anche con musica sudamericana che io non ho mai saputo fare, ma soprattutto è proprio... Si sente? Sì, 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 sì. Beh, non ho mai saputo, però mi ha aiutato molto. E soprattutto è non suonare per i colleghi. Questa qui è una cosa che purtroppo facciamo troppo spesso. Noi suoniamo solo per i batteristi, perché basta guardare sopra i social. Noi mettiamo qualcosa e dopo ci sono 200, 10 o 1000 like, ma se andiamo a vedere non c'è neanche un idraulico. Invece sono gli idraulici che comprano il disco, e questa è la realtà. Vabbè. E suonando, no, suonando per la musica, quindi non soltanto come batterista, ma come batterista che fa funzionare le cose. Un attimo, tu hai vinto pure un premio Tenco, voglio dire, forse l'unico batterista, no? Che, sì, soltanto. Che... No, beh, questo qui io non riesco a dire le cose nascoste, è vero. Però io vedevo che è successo che l'anno prima premiarono il disco di Vinicio Capossela, il disco di De André, il disco di Branduardi e il disco di Guccini. Alla fine, quando guardano, dicono che la batterista è sempre lo stesso batterista, ma non solo, io ho detto, ma premiate anche i musicisti ogni tanto. E loro lì sono stati buoni e bravi, hanno premiato per prima me e poi qualcun altro dopo, ma anche quello è finita subito. Hanno smesso di premiare questi... Beh, però sono
delle soddisfazioni ne ho avute tante. Qualche migliaio di tournée. È inutile ora fare tutti quanti i nomi, tutte le cose, ma a noi ci piace l'attualità. Tu ancora oggi giri, vai a Umbria Jazz, vai qua, vai là, a destra, a sinistra, tour, e sei venuto a fare questa cosa in questi giorni, in questa mena località del Salernitano, dove vi siete spaparanzati voi Madonna tre. Madonna mia, mattarci parlando. Personaggi, siete andati là a mangiare e bere, però vi siete anche divertiti con tanti batteristi. Molto, tanti batteristi, sì. Ed eri, diciamo, con due personaggi. Ora, cioè, qua avremo, diciamo, per la prima volta degli ospiti che arricchiranno questa serata e sono venuti anche per omaggiarti, ma sono anche loro dei grandi batteristi. Io inizierei a chiamare un nostro conterraneo, diciamo, uno che diciamo, anche lui è andato all'epoca, è salito su a Milano per fare tante cose, ed è Francesco Orvino, eccolo qua, ciao Francesco. Eccolo qua, grande, eccoci, ciao Leo, grande, ciao Ellade. Io sono veramente felicissimo di avere qua sul palco questo che è un prodotto della nostra terra prima di tutto, e poi è un amico forse da più di 30 anni, e anche lui di cose ne ha fatte proprio tante. Ora tutti quanti, no, ma poi succede questo, che i batteristi vengono ascoltati, che ne so, da milioni di persone, e i batteristi poi conoscono i batteristi, però a grande pubblico casomai molti non sanno che in quel tale disco di Mina, in quel tale disco di cose. E Francesco ha fatto tantissime cose, diciamo. Lui parte da Salerno, preparazione del conservatorio, quindi eccetera. E a un certo punto tuo padre soprattutto ti ha fatto... Sì, papà, poi a parte che saluto tutti, in primis è emozionante, soprattutto stare da te oggi, che fai questa cosa molto bella. Grazie. Che io ho sempre visto un po' da casa, e poi è emozionante stare qua, ma l'emozione più forte è che oggi c'è il mio maestro, ecco qua, che è Freddy Malfi, che è lì. Ecco qua. Freddy, scusa per prima, eh. Ricky. Ricky Malfi. Sì, comunque dai. Freddy Malfi, dico solo due cose perché è giusto che io lo faccia, perché ci vogliamo davvero un bene pazzesco. Lui è stato un grande maestro, lo è tuttora, ma è stato anche un mio secondo papà di vita, nel senso che io mi ricordo andavo a fare lezione, mezz'ora facevano le lezioni quelle belle, altre mezz'ora ci raccontava tutto lo so come funziona, lo so come funziona, perché è stato anche mio figlio da Freddy, quindi, e quindi lo so bene come funziona. Grazie, guarda che ti sto ringraziando qua pubblicamente. Vabbè, comunque Freddy l'ha fatto il corner, quindi parliamo di te. No, era giusto farlo, perché guarda, io dopo aver studiato conservatorio, poi mi sono anche diplomato, e è una cosa che volevo fare, soprattutto anche perché papà musicista, ma la cosa bella è che quando lo seguivo, la batteria è stata poi la mia scelta, ma mi piaceva tantissimo anche sentire il pianoforte, chitarra, basso, e infatti io andavo nel mio garage, lì c'erano tutti gli strumenti, oltre poi a studiare la batteria, ogni tanto il mio approccio era proprio quello di mettermi lì e suonare un po' di tutto, no? Certo. Quindi il conservatorio mi dava anche la possibilità di studiare il pianoforte complementare, l'armonia, storia della musica, che mi è servita poi dopo, e poi ne parleremo, per fare altre cose. Certo. Era già molto creativa la cosa. E qui tu a un certo punto pigli e te ne parti, vai, fai l'emigrante. Io dopo aver fatto, dopo aver fatto le prime esperienze, perché io faccio un film qui a Napoli con Eugenio Bennato, Parola di Mago, e Eugenio Bennato, Ida De Benedetto. Questo film qua, dopo un po' faccio piccole cose con artisti che avevano fatto anche un po' in Sanremo, però decido di andare a Milano perché il mio interesse era la discografia, mi piaceva molto. Io, Elade è qua e lui lo sa, perché questi giorni abbiamo avuto modo anche di scambiarci un sacco di cose, aneddoti. Io ho conosciuto Elade perché lui ha suonato su un disco di un pezzo di Mina che si chiama Neve. Ho sentito sta roba qua e dico, ma chi è sto batterista che ha questo peso incredibile, fa un passaggio, quello talmente... è un disco pazzesco, quello è un disco, io ci ho lottato, sì, tu sì, lo sì, sai sì, perché... E quindi la discografia mi interessava anche dal punto di vista proprio di migliorare il timing, il suono, la precisione. Questa cosa mi è sempre un po' piaciuta, ecco. E quindi vado a Milano è il primo periodo molto difficile, perché poi io sono di Nocera Superiore, quindi arrivi in una città molto grande, certo. Ci sono batteristi pazzeschi
come Elade, come Melotti, Agolino, Elio, che in quel periodo lavoravano tantissimo in studio, in studio di registrazione, quindi si faceva tanto, cioè ogni arrangiatore aveva i suoi musicisti. Quindi. Però arrivo lì, dopo un annetto, in effetti, fatto un po' di sacrifici, riesco ad avere un approccio con questo arrangiatore che si chiama Mario Natale, che mi porta a fare una trasmissione con Mike Mongiorno nel 99, poi faccio una dopo con Peppe Vessicchio. Grande amico Peppe, sì, che sì, salutiamo. Sì, 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 lo salutiamo. E poi ne faccio un'altra con Michel Bosé a Roma e da lì inizio un po' a partire. Inizio a registrare qualche disco, gira un po' il nome, c'è questo ragazzo. Conosco Niccolò Fragile, che saluto, grande produttore, amico. E dopo aver registrato un po' di dischi anche di artisti Baccini conosciuto, entro praticamente nelle grazie di Niccolò, che mi fa suonare in un disco di Mina. Ecco qua. E lì ti racconto l'aneddoto, che è molto bello, perché era un po' il mio sogno, no? Perché io ascoltavo loro e dicevo, chissà se un giorno capiterà a me. Io inizio a suonare questo pezzo che è 20 parole e a un certo punto mi fermo e mi commuovo, pensando un po' ai sacrifici. Un battista fa sacrifici, allontano dalla famiglia, a 800 km da casa, quindi piango. E fa Niccolò, ma perché piangi? Perché sto cercando di capire dove mi trovo, perché è un sogno. E quindi ho fatto questa cosa, da lì partono tante cose. Io ti ho chiamato qualche mese fa, perché io sono in un gruppo che diciamo, una bravissima cantante, noi invece siamo dei modesti musicisti, e mi ha aiutato per una cercavamo l'arrangiamento di un pezzo, la fretta sotto il vestito, fatto da Niccolò. Che pezzo, porca miseria. La batteria era programmata, e poi c'era anche Maurizio in quel disco. Vabbè. Lì. Quindi praticamente diciamo tante cose. Inizia a farci sentire un pezzo, va, perché poi abbiamo speso troppe parole oggi. Allora, in effetti, vai, faccio un brano. Nel 2007 mi capita di fare il tour con Anna Oxa, e mi hanno dato la possibilità anche di fare una specie di arrangiamento, e abbiamo fatto questo pezzo suo che è Un'emozione da poco, che è un pezzo molto famoso, e quindi lo faccio un po' questo arrangiamento di allora. Vai, grazie. Sentiamo. Inizia il secondo provino della serata. È divertente poi alla fine, no?
Eccolo qua, Francesco, perché è bello che poi quando sentiamo questi grandi batteristi italiani mille. Spesso sentiamo poi dei pezzi di musica leggera che normalmente casomai non sentiremmo, invece capire che anche dietro questi pezzi c'è tantissimo lavoro di arrangiamento, no, di no, studio, ma ci sono dei grandi musicisti. Spesso l'arrangiamento fa tantissimo, è quello che diceva Elade prima, io sono d'accordissimo, nel senso che e la melodia per me è la cosa infatti più importante. Dietro una melodia poi c'è un arrangiamento e delle cose deve essere giusto per il pezzo, sennò in effetti poi funziona male, non gira bene, ci sono tante cose che poi vengono fuori e... però mi è sempre piaciuto, cioè in assoluto la melodia è la cosa che amo di più, sono d'accordo con ella su queste cose. E poi diciamo andando avanti, logicamente hai fatto tantissime collaborazioni importanti, ora sei in giro con un tour, ma sto facendo delle cose con Bocelli da, già dal 2016-2018 abbiamo fatto questa cosa per l'America, vuoi fare molto bello. Vuoi fare un acuto, una cosa? No, non sono capace. Sai. Con te. E quindi lui è un grande artista, cioè realmente ti mette a tuo agio e... Però sono successe tante cose belle e me le porto con me. E ho scelto di fare, tra virgolette, questa cosa, questa professione, chiamiamola così adesso, che è diventata anche il mio lavoro. Però quando sono partito è iniziato come la mia più grande passione ed è rimasta quella. Qualsiasi cosa faccio, la faccio perché mi piace e perché la sento. Cioè, senti, ma questa storia dei napoletani che vanno a Milano, perché c'è una grande tradizione, no? Di napoletani in senso largo, diciamo. No, partiamo già da Alfredo, che è fondamentalmente... Alfredo, Tullio, assolutamente. Cioè, come vengono accolti questi terroni che arrivano su a Milano? Ma adesso non posso parlare, dopo ti dico. Mi devi raccontare qualche storia? Certo, dopo ti dirò. Ora c'è Carmine, attenzione, io vorrei segnalare Carmine Randolfi che sta spaccando tutto. La cosa bella di Carmine, giusto due secondi, è che lui è coerente, forse secondo me è l'unico musicista moderno adesso coerente, perché in un certo modo lui suonava già così tantissimi anni fa, cioè lui non voleva fare, voleva fare questo, l'ha portato avanti, lo fa benissimo. Faccio un saluto anche a Gennaro, certo, che è il papà di uno dei miei batteristi preferiti, Mariano Barba, che è stato protagonista anche lui qua di un grande Drummer's Corner e che io amo particolarmente. Ti posso dire che Mariano è il papà, io sono un padrino, certo, possiamo dire, padrino, certo. Me lo sento. E quindi fondamentalmente Napoli in assoluto, a Napoli ci sono dei grandi musicisti, questo l'ho sempre pensato. All'epoca sono andato via perché si faceva un po' fatica, come mentalità, ma proprio nella discografia, quindi ho deciso di andare a Napoli e fare un po', perché Freddy mi consigliava anche, mi dicevi tu che cosa vuoi fare, un po' i neomelodici, che assolutamente non disprezzo, anzi quelli sono una grande gavetta, però certo, io volevo tentare anche un po' la carta, no? E capire se... Milano è stato durissimo all'inizio, cioè io ho sofferto anche, perché soffrivo un po' la mancanza che di papà e mamma, certo, e poi... la cucina di mamma? proprio l'amore, ecco, che loro mi hanno sempre dato, e quindi soffrivo quella roba lì. Però ho tenuto duro, perché ci sono state delle cose brutte, c'è stato tipo, racconto un episodio con Gianluca Grignani, che vado a fare questo provino, io felicissimo, finalmente è arrivata l'occasione, niente, mi ha bocciato subito,
e alla fine io poi una settimana non volevo più, no, me ne torno giù, basta, non faccio niente. Invece da lì sono uscite, poi sono riuscita ad entrare in un giro più proprio dal punto di vista discografico più forte, quindi è... E ora sei un po' in questo giro di questi batteristi milanesi che si frequentano, si parlano, ma noi bene. Guarda, noi fondamentalmente abbiamo, ma anche qui a Napoli, anche a Roma, abbiamo un rapporto, soprattutto i batteristi, bellissimo. Cioè, nel senso che c'è un confronto proprio sano, dove ci mandiamo anche spesso dei video. Dici, ma come è suonato qua? Ti piace questa cosa, questo suono? E quindi questa cosa, sì, sì, ho un rapporto. Cioè, ho fatto un po' fatica ad entrare in quella cosa lì. Però poi, quando ci sono entrato, mi hanno accolto benissimo tutti. E quindi... Senti, Franci, vuoi fare un altro pezzo? Un altro pezzo. Sì, perché così facciamo un po' di musica. Dai, poi parliamo di un'altra cosa. Che sì, vuoi fare? Faccio questa versione che ha arrangiato Niccolò Fragile, che era insieme a Galbiati, che saluto, che è un pezzo di Michael Jackson, e ti faccio sentire. Oui. E ci siamo sentiti pure a Michael Jackson. Senti, dici. Togliete un po' di... Ti metti un po' più indietro. Franci, ma vogliamo dire qualcosa a questo ragazzo? Parla. Mi arriva un suono pazzesco da qua dietro, guarda. Aspetta. Thomas. Ah, esatto, vai. No, mi arriva un suono pazzesco qua dietro, bellissimo. No, mi piace. Io questo mi dice maiale quando mi riesce qua. Arriva una cassa, okay, roba seria. Io non ho endorser, finalmente. Questa è la batteria che va da Dio. Questa è la massa classica. È rullante, questo è rullante. Allora vogliamo parlare. Allora, lo scudetto, va bene. Francesco che... Orvino è endorser della Steel Drum. Cioè, ho iniziato questa collaborazione con Marco, che inizialmente lui mi aveva dato dei rullanti, uno in ottone. E io sono rimasto scioccato, nel senso che... fa dei rullanti molto molto belli, col fatto che numero uno, sì, sono rimasto veramente colpito da questi rullanti. Poi col tempo abbiamo iniziato a sentirci
e adesso da inizio a usare steel drum. E anche per merito tuo, diciamo, noi siamo diventati suoi distributori italiani e poi insieme abbiamo pensato di fare, su sua idea, devo dire, carinissima, che ci ha trovato entusiasti, questo rullante edizione limitata Napoli Campione che mi sono comprato io, l'ha presa Alfredo. Buono, fantastico. Strumentone. Beh, diciamo che anche il posto, insomma, vabbè, la mano c'è. Ma grazie. A parte la mano di suonare, lui parlava anche di questa sua preparazione più generale, e mi ha ricordato anche un po' Peppe Merolla, no? Che è un altro nostro compaesano che suona qualsiasi cosa. Anche questa preparazione, diciamo, generale, un po' tutti gli strumenti, arrangiamenti, e quindi anche la produzione. Sì, a un certo punto, guarda, io non sono molto fissato proprio per la batteria, nel senso che non sono quello lì che, tra virgolette, ho studiato tantissimo i primi anni con Freddy, ho studiato al conservatorio. Poi a un certo punto mi sono molto dedicato al suono, alla precisione, a cose che in quel momento, perché poi i tempi erano diversi da Elde, mentre Elde si trova a suonare con dei musicisti, cioè lì c'erano le idee del batterista e tutti gli altri, quindi il sound. Io i primi dischi che ho fatto c'era già il computer, e quindi mi trovo a registrare con un computer, e quindi il computer spesso sei quantizzato, in effetti. Soprattutto quando sono dei lupi fai fatica a starci su, no? E quindi ho studiato quello, ma mi è sempre affascinato l'arrangiamento in assoluto. Infatti chiedevo sempre a tutti i produttori, gli arrangiatori, delle cose. Ho iniziato a studiare sui programmi, anche quelli musicali, per poter fare della musica. Iniziato a produrre delle cose mie, e poi dopo stai producendo anche delle cose esterne. No, adesso, nel senso che hai qualche nome, che ne so, qualche nuova così, qualche nuovo, no, per adesso personale. No, nel senso che non è che c'ho nomi grossi o che sia, c'è un nome, uno nuovo, uno fresco, cioè nel senso che lui ha iniziato a studiare da poco, però è un bellissimo talento, e quindi l'hai portato? L'ho portato. Perché io lo farei quasi lo farei entrare. Sì, sì, lui è purtroppo è milanese. È milanese? È di Milano. Ma è uno di quelli che ti ha trattato male all'inizio? Sì, è lui. È proprio lui. Lo facciamo venire. Tu hai prodotto il suo disco. Diciamo. Io ho prodotto il suo disco. Un esordio, quasi un esordio. Vieni avanti. Vieni avanti. Max Furian. Max Furian. Mi sembra di riconoscere. In splendida tenuta havaiana, essendo venuto al sud, lui ha pensato che come quelli che vengono al sud, giustamente. No, ho comprato una camicia adatta a calore ai napoletani. Camicia, fra l'altro, da 450 euro. A lupi, cioè, sappiamo bene, diciamo, il livello, giustamente. Ma come, mi hai trattato male a Francesco? Ma non l'ho trattato male. No, di la verità. La verità è che la storia è questa. C'era una scuola di modelli che ci avevano chiamato tutti e due e avevano preso lui. Allora io mi ero un po' arrabbiato. Ho detto, io sono più alto, più longilineo, non adesso, che mi piace mangiare. E allora mi ero arrabbiato con lui per questa cosa. E ha fatto fra l'altro il servizio. No, guarda, questa cosa con Max... Puoi dirla. No, Abu, ma sono cose che ogni tanto capitano che non si sa nemmeno la motivazione. Non so se a te è mai capitato che c'è qualcuno che in certo modo tu non riesci proprio ad averci un bellissimo rapporto, perché forse gli è stato riferito qualcosa di strano, allora dice, ma quel personaggio non è... E così è stato con Max. Poi a un certo punto io suono al Music Italy Show, te lo ricordi, quello a Bologna? Come no, certo. Io suonavo con Brydon nello stand e lui, da grande artista che è, prendiamo in giro Elade perché lui è... artista Max viene, sì, viene nello stand della Eco all'epoca e quindi viene con una persona e io vado vicino e dico, senti, io e te abbiamo un problema, cioè mi dici che cosa ti ho fatto, cioè perché mi tratti così, cioè non è proprio una cosa carina, no? Mi fa, ma no, niente, non ti preoccupare, milanese. Poi siamo diventati amici. Ma amici veri. Ma amici nel senso che ci sentiamo tutti i giorni. Sì, mettete in chiaro questa amicizia. No. C'è un po' di gelosia, scatta. No, però ragazzi, ma vi rendete conto qua? Cioè, calma. Allora, no. Io voglio però spezzare un'arancia, come si dice. Vabbè. E
prima di tutto a questa trasmissione che secondo me è geniale e non è facile da condurre perché noi siamo qui da un po' di tempo, e prima di tutto tutto lo staff di Acustica, grazie. Grosso applauso ragazzi, veramente. Valerio, Franchi, Alessandro, cioè, e poi oggi hanno preparato Umberto, Fabio e Gabriele. E, insomma, non è facile organizzare questa cosa. E poi io sono sempre contento, onorato di venire a trovare il mio amico Leo, che ci conosciamo da tanti anni, ancora quando stavi nella Via dei Musicisti. Amici per la pelle. Amici per la pelle. Perché gli scrocchi da mangiare. Ma che tristezza questa cosa. Detto ciò, voglio anche però dire una cosa che è doverosa. Sono veramente contento di stare vicino al mio guru, che mi conosce da quando, pensate, ho 12 anni, ne ho 56, e ancora mi chiama e mi cazia dicendo: no, cosa hai fatto? Ho sentito quella roba lì, no, che fai allora? E così, è così. In gliela fai una cazziata in diretta, vai. No, ma no, dai, falla. No, la cazziata è stata, no, già quando aveva 10 anni, l'incontro, il primo incontro che è stato tra me e lui è stato, guarda, fatela dire, perché questo qui è troppo divertente. Ma no, perché lui allora... Non, adesso ha un ego enorme, no, forse adesso un po' meno, ma fino a pochi anni fa. Ma quando era piccolo ne aveva molto di più. Sì, vero. Sì, no, siccome mia cugina, la cugina di mia madre, abitava dov'è che abitavi tu? Non mi ricordo. Peschiera Borromeo, zona Milano. Di Mitrofa, Milano. A Milano. Dice, guarda, andavamo lì a cena, io ero piccolino, mia madre, i miei, dice, guarda, c'è il batterista di Mina, e andavamo, e io suonavo ogni volta che andavamo a cena, ma lui non c'era mai. Sicché invece una sera, suonai intorno alle 11:30, suonai e ella de mi aprì con un grembiule rosso, stava facendo da mangiare i suoi fagioli a Terence Hill. Alla Terence, che gli piacevano tanto. E allora la cugina mi disse, guarda, è un giovane batterista, sembrerebbe, sta studiando, te lo lascio lì. E fu così. Ecco, a quel punto io avevo praticamente i fagioli che erano a fine cottura e quindi dico, cosa faccio? Metto su un disco, prendo un disco di Buddy Rich, Big Swing Face, sì. E lo metto su, mentre io continuo così a far girare i fagioli, e lo metto, dico, ascolta questo qua. Lui si mette lì, ascolta, ma non così, ma si mette così, proprio. Mi ricordava già qualcuno, hai capito? Ma no! Vabbè. Ma lì, alla fine, finisce il disco, vado da lui e dico, cosa ne dici di questo batterista qua? La risposta era Buddy Rich, il batterista, è stato... Bravino anche lui. Bravino anche lui. E che lui pensava ai fagioli, capito? Che giustamente... Ma no, niente. L'odorino che arrivava. Allora, lui parla di produzione e io ho qui il regalo per te, Leo. Uè. Questa è una cosa seria. Beh, guarda, questo è il lavoro che abbiamo fatto io, Francesco. Voglio, Dopo te la faccio a tavola quando mangiamo la mozzarella. Con il mio amico Federico mozzarella. Malaman. Certo, ci sono e anche musicisti. Il nostro cliente, che lui ha comprato una certo, batteria. Federico Malaman, da bravo dalla Costa. Ha comprato una batteria. Poi si trova su tutte le piattaforme. Pianista molto giovane, bravissimo. Leo Dalla Corte e altri musicisti come Niccolò Fragile. Marco Scipione, Niccolò Fragile. Non muovere. Inquadra, scusa. Inquadra. Valerio, va bene? Sono 30 euro per questo, dopo te le do. E questo disco e io, te. È stato prodotto da Francesco? Sì, è stato prodotto da Francesco, è stata un'esperienza incredibile perché, sapete tutti, andare in studio a fare un disco tuo e il produttore è un batterista, è una cosa che all'inizio... potrebbe destare problematiche, no? Noi batteristi, perché dall'altra parte, sai, appena c'è il sedicesimo creme e gusto, che non è mai quello giusto, uno può dire porca miseria. Invece, con Francesco, siccome ci diciamo sempre tutto in faccia, è stato bellissimo, io suonavo, ma come va? Questa, questa parte qui potresti... Ed è stato naturale, ed è stato figo. Caro Leo. Bello, però, è bella sta cosa. Molto. Bella. Ci ha messo alla prova e... Sì. E lì cioè, si non capisce. So quante di queste cose ci sono state. È raro, cioè, perché è raro. È difficile. È difficile. Che poi uno accetta da una sì, no, ma io accetto. Ma guarda, adesso sembro uno così, ma ho sempre accettato. Io non so, i soli di batteria che ho iniziato negli anni a fare, mi reputo uno che riesce a fare dei viaggi sulla batteria, e sono stati fatti e diciamo controllati e vissuti quando avevamo la drummeria insieme a Elade, e c'era il mio amico grande Christian Meyer, che salutiamo, che è venuto, certo, è stato grande Christian, l'ultimo. Che mi diceva ogni sera, guarda, da lì a lì figo, da lì secondo me dovresti passare dall'altra parte e finisci lì, e pian piano mi ha dato una guida, quindi come Francesco in studio.
Cosa, vuoi dire qualcosa? No, ma c'era qualche cosa, no, detto delle cose belle. Capito. Nel senso che lì fondamentalmente ci si mette un po' alla prova, no? Da entrambe le parti. E quindi lui veniva di là e diceva: ma tipo tu andavi di là a fare no. Vabbè, adesso tipo, non esagerare. No. Lui ha fatto tutto, lui è un artista, quindi lì non si. Ma ce l'avevi la voglia di andare di là e dire: guarda, mo ti faccio. No, lui veniva di qua e io usavo anche un modo carino. Lui diceva: fra, come, che ti sembra? Diceva: ma secondo me non va bene. Hai ragione. Vabbè, no, senti. Sì, forse hai ragione, facciamola diversamente. Ok, facciamo... così è meglio. È una bella cosa. Questa cosa è molto bella. Il disco si chiama... Sfido chiunque. Il disco si chiama Back Home perché sono brani della mia adolescenza riarrangiati in un modo incredibile. Federico Lucci, Leo Dalla Corsia. Sì, sono i miei The Best che ho da piccolino. Back home, ragazzi. Back home. Grazie per la cosa, perché non vorrei prendermi in merito di una cosa, però è successo così. Quando arrivai a Milano così, la situazione non era così semplice come è diventata dopo. E la fortuna è che ho conosciuto lui, dopo è cresciuto, aveva già 15-16 anni, Christian, poi Stefano Bagnoli, e poi cioè, quei 4-5... E ho fatto in modo che ci incontravamo un'altra settimana, andare al ristorante cinese. Bravo. Giovanni Giorgi, poi anche Giovanni dopo. Come no. E quindi è stato vedere che si è costruito una tu hai spinto questa cosa. Sì, io li invitavo. È una fortuna, ragazzi. E quindi ci trovavamo tutti i martedì sera di fianco alle scimmie, mi pare che era. Questo ristorante cinese, ti ricordi? Perché poi il ristorante cinese, scusa, andava in pizzeria, era meglio. Perché era vicino. Perché posta, spendeva di meno, dai, stai scherzando. Eccoci, voglio dire una cosa, poi adesso ti dico perché ho questa cosa qui in mano. Intanto ringraziare Mattia Signò della Mogar che... Assolutamente, che anche Massimo Avellino. Massimo Avellino, grazie. Io sono da loro dal 2000, quindi sono molto contento. Però le voglio dire una cosa a Francesco, che non gli ho mai detto, che quello che ti sta accadendo adesso te lo meriti tutto. Bravo. Grazie. E questa cosa a noi ci fa particolarmente piacere. È la verità. Pita suona questo qua. Io ero là, godevo come un matto. Però io, scusa Leo, dimmi, che dopo va? Allora, siccome io sono già venuto qui, ho già spaccato tre quarti abbastanza, già una volta ho fatto il decor da solo. Grande puntata, ma l'avete vista la puntata sua, cazzo? Vedere e rivedere. È simpatica. E allora ho detto, io voglio fare un'altra cosa. Pochi secondi, e come mi disse Ellade, mi dice: guarda, quando tu devi imparare delle cose, suonare, ti bastano delle spazzole, una cosa, ti impari i pezzi e inizi a avvicinarti al suono e ascolti il brano. Questa cosa qui la vidi fare chiaramente da Ellade, ma la vidi fare in un DVD, in uno dei primi DVD di videocassetta, che DVD, scusate, io sono con le cassette, di Steve Gadd, che era in studio, e gli misero la pizza davanti, la famosa pizza. E lui, non da mangiare, quello del nastro famoso, e suonò un brano. E io farò 10 secondi perché lo dedico a tutti davanti voi. A tutti, Max Fuller, che ora suonerà come Steve Gadd, l'ha detto. L'ha detto, tu l'hai sentito? Io esattamente quello che dici tu, è vero. Facciamo un check. Cioè il suono del cartone... Speriamo che ci sia qua. O di più. Sente fuori. Thank you.
Questo che pezzo è anche però dedicato a Cicorea, al grande Cicorea, questo era un pezzo che c'era. Ma che cosa bella, dai! Un play along di grande dei Weck con Patti Tucci. Beh, questa è una dedica, tra l'altro sul cartone della Zijan, perché sugli altri non veniva bene. Invece non è vero. Ma quindi, prego. No, dico, mo te la vogliava così, insomma, io vorrei far... No. Io vorrei un'interrogazione. Un'audizione da fare. Mamma mia. Io vorrei un'audizione. Un'audizione di questi due, allora. No, io quello che posso fare è farti vedere, se vuoi, un piccolo esercizio. No, e che mi fa suonare? Io voglio l'interrogazione. Vabbè, l'interrogazione. Allora, iniziamo con Francesco. Madonna. Che cosa gli facciamo suonare? Una cosa British, un tempo, che cosa? Allora, una cosa che pochi sanno fare, è molto semplice, però io farei un Samba Carnival. Tu non la sai questa qui, sei troppo giovane. Ah, sai, Francesco, guardato a lui, mi suggerisci? Guarda, perché guardi me? No. gli puoi passare la versione? Adesso glielo trasmetto. Ricordati che nel Samba Carnival meno c'è più c'è. Esatto, meno c'è una più bella c'è. Frase, devo dire, grazie. Allora, ma una cosa di un minuto, un minuto, sì. Un minuto. La sa. Prego, arrivo. Francesco, venga. Un'altra cosa. Aspetta. Lo fai te? No, lui. Io parlo. Fermati. Altro genere. Quasi finisce. Andiamo indietro. English. British. Ah, British. Bello, sì, una bella domanda. Una cosa British. Dovrei abbassare il rullare. Vabbè. Hai ragione. C'è la chiave lì del resto. Senti, sinceramente quello è il mio rullante, me l'ha accordato ella, di chi lo tocca l'ammazzo. Ok, promosso. Ho rimandato a settembre, siamo agosto. Un tempo bellissimo, un tempo bello, sì. Rilassato, promosso, grande. Bravo. Suono, promosso. Grande suono. Allora, maestro, io poi devo dire una cosa, qua questo ragazzo è stato un po' discolo durante l'anno, quindi se serve qualcosa lo dobbiamo mettere un po' in punizione, quindi cosa? Io gli chiederei qualcosa di cattivo. Difficile. Di cattivo? Lei intanto vada, vai alla batteria, per favore. E cerca di farci male. Esatto. Perché no? Anzi, quasi mi monto la batteria mancino. Un esercizio vai. Semplice per tutti a casa. Vabbè. Semplice no, perché semplice per me è... Sedicesimi, un gruppo di 4 sedicesimi. Cassa, 2 di destra e 1 di sinistra, quindi... Giusto? Giusto. Bello. Madonna, signora.
Questo non l'hai fatto quando sei venuto qua, l'hai studiato intanto, cioè è uscito studiato molto. Ma no, è una domandina, lui non gliela facciamo, una cosa a piacere. Questa era la cosa a piacere, ora ci vuole invece una domanda. Attenzione. Fammi un Wasser romagnolo. No, più veloce. No. Devono ballare, no? Adesso fammi quello viennese. Aia. Lui conosce il dolce, la viennese. Bocciato, dai. No, rimandato a settembre. Fatti una storia di una cosa, non hai suonato proprio. Fai un fatto per i tuoi ammiratori. Dai. Piccolo, vado. Vai. Beh, ragazzi, questa è stata la prima puntata che abbiamo sforato l'ora e mezza, perché non si può, cioè, era impossibile. Era difficile, anche perché, ragazzi, però di poco, di poco. Un'ora e mezza. Sì, di poco. Io però voglio dire, cioè, diciamo. Grandissimi batteristi, ragazzi, finalmente però qui è la Bandini. Grande, la storia, ragazzi. No. Per me è un'emozione grandissima, devo dire. Tutti quelli che sono venuti qui a fare il corner e tanti altri spero ne verranno, fanno parte, diciamo, dell'elite batteristica italiana, che non ha nulla a che invidiare con tutti quelli che sono i batteristi esteri, chiamiamoli così, ma oggi, diciamo, un nome tutelare è sceso qui da noi, diciamo, su questa poltrona. È la De Bandini. Guarda, io volevo fare il ringraziamento anch'io, ma a parte veramente a tutti i colleghi, perché io ho imparato da tutti, a partire da Cuomo, si chiamava il batterista di Kramer, passando per Emilio, passando per Tullio, tutti, i Scotti, che io non ho mai conosciuto, però tutti ne parlavano, Restuccia, che io ringrazio tutti, perché tutti mi hanno dato qualcosa, soprattutto anche non solo i batteristi, tutti le persone con le quali ho avuto a che fare. E un'altra cosa vorrei dire, che non vorrei sembrare quello di dare dei consigli: quando iniziamo a suonare si inizia sempre perché ascoltiamo una cosa che ci piace. C'era Elvis, i Beatles, i Kings, dopo i Blood Sweat and Tears, eccetera eccetera, e questa qui è la nostra passione e questa qui è il nostro divertimento. Ma il giorno che decidiamo di fare questa professione bellissima, se riusciamo a fare nel modo giusto, le cose che faremo e che ci piacciono sono circa l'8%, il resto diventa veramente lavoro, e allora bisogna veramente obbligarsi a farcelo piacere a tutti i costi, se no non funziona. Grande. E ne ha fatti funzionare tanti di dischi lui, di dischi e di tournée. Logicamente io saluto tutti quelli che ci hanno scritto, da Enzo Gello, Peppe Basile, tutti i capitani, tutti hanno scritto, tutti salutiamo tutti questi, tutti, ma poi saranno tanti quelli che vedranno la puntata su YouTube, perché logicamente
devo dire, abbiamo avuto un numero fisso simile a tutte gli altri, le altre puntate che non erano il 31 luglio, quindi veramente oltre qualsiasi aspettativa, ma lo sapevamo. E vi ricordiamo che questo appuntamento sarà disponibile tra un po' di tempo sul canale YouTube, dove trovate tutte le altre puntate, nonché tutti i video dei seminari che abbiamo avuto qua, tutto ripreso dal nostro buon Valerio. Approfitto per fare un piccolo spoiler. Prima di tutto, noi siamo aperti sempre, siamo chiusi soltanto dal 12 al 15, quindi siamo qua a lavorare perché d'estate si suona e siamo vicini a tutti. Ma finalmente da settembre riprenderanno le grandi clinic in presenza qui. I nomi quest'anno saranno, quindi vi aspettiamo tutti quanti qua, anche voi logicamente, semplicemente per stare di nuovo insieme, per rivivere questi momenti. Ora direi che questa puntata to be continued a tavola. E quindi, ma la domanda che fai a tutti non la fai. Ah, già, è vero, che cazzo. È perché la temono. Allora, fermi, io chiedo a tutti tre batteristi, quasi quasi ne chiedo uno a tutti quanti. No, io ne ho tre. Ecco qua, Ella ci dice i suoi tre batteristi. Sono stati Roger Hawkins, okay, che è il batterista della Muscle Shoalker della Louisiana, di Memphis. Ammetto la mia ignoranza, non lo conosco. È il batterista che ha 20 anni, bianco, bianchissimo, è quello che incide tutti, che allora incideva per Aretha Franklin, Wilson Pickett e Otis Redding, e quindi è stato un batterista pazzesco. Il secondo è stato Bobby Colby, dei Black Eyed Peas. E il terzo purtroppo è lui, è quello lì che... È sempre lui, eh? C'è Stefano Gatto. È sempre lui, c'è poco da fare. C'è poco da fare, quello arriva per... Chissà se un giorno potremo vederlo da vicino. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo può sa? Essere. Chi lo sa? Se non mi inviti quella volta lì... Vabbè, ti vengo a prendere fino a casa. Francesco, vai, tu che non... Guarda, vabbè... non perché è qua, ma fondamentalmente lui mi ha influenzato tantissimo, perché... E quindi Freddie Malfi, perché all'inizio mi ricordo che quando andavamo a studiare lui suonava... C'era una batteria proprio di merda, lo dico, brutta. Solo che lui aveva un suono della Madonna e noi no, dicevo, ma come fa? Andate a sentire James Nesterativo, ragazzi. Sì. Quindi, Madonna mia, certo. Poi c'è stato Melotti, perché in un certo modo, quegli anni lì, io suonavo tantissimo sui dischi, per cercare di anche trovare proprio il timing, quello giusto. Io sentivo che lei era proprio preciso, aveva un bel pathos. E poi dei Wacken, in effetti, E lui invece, posso dare un'anticipazione, per la quinta volta tornerà qui. A ottobre. Applauso. Questa maestro, cosa dovrebbe essere già certa. Che bello. Vabbè, tu già l'hai detto, Re Battista. Ma io già detto. Ne vuoi dire un altro? No, avevo detto gli americani, adesso dico gli italiani. Poi dici gli italiani. Dico gli italiani. Allora, Alfredo Golino. Che stimo grande tantissimo. Alfredo. Grande, ti saluto e ti salutiamo. Sicuramente ci vedrà se non ci sta vedendo. Il signore qua, eccolo, ma non per qua è la De Bandini. Qui non te lo permetto, sì, lo sai. Anch'io sono affezionato a te. E il terzo, io Leopoldo. No, no, potresti. Primo sentito uno stile della Madonna. Attenzione. E il terzo, ho sempre detto che avrei voluto suonare come lui, ed è Christian Meyer. Grande, grande. Grande. Andate a vedere la puntata di Christian, che è stato un ospite fantastico, a parte ci siamo ammazzati risate perché Christian abbiamo veramente un'amicizia grande, e quindi direi che anche questa puntata entra nella storia, e salutiamo tutti quanti quelli che ci hanno seguito e soprattutto quelli che ci vedranno in seguito, che saranno tantissimi. Per me è stato un grandissimo onore avere qua Ellade, riavere qua Ellade, anche per me, veramente. Max, grandissimo anche lui, e Francesco. Grazie Leo, è stato un piacere. Grande Leo. E grande lo staff, grande acustica. Grazie a tutti. E alla prossima, arrivederci. Quei partecipanti. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie.